A che età hai iniziato a suonare? E quando hai capito che questa passione sarebbe potuta diventare anche una professione? E ho cominciato a suonare a 5 anni, la prima lezione di pianoforte a 6, 5-6 anni, e ho cominciato a capire che potesse essere una professione dopo i 16 anni, quando ho cominciato a studiare in maniera un po' più seria e un po' più continuativa e vedevo che avevo delle doti che mi permettevano di fare delle cose che le persone che fanno questo fanno, di solito, e poi alla fine sono buttato in questa strada. Io invece le volevo chiedere, la famiglia invece l'ha sempre sostenuto in questo, nelle sue scelte, insomma. Sì, loro sono stati, tra l'altro sono qui nel pubblico, sono stati importanti. E anche perché studiare il pianoforte significa spostarsi, viaggiare, quindi servono anche molte risorse, sia economiche, sia insomma, molto tempo, molta dedizione, vengono a prendere e riprendere, insomma, di solito. E mi ricordo mio padre mi portava in macchina fino a Fiesole per andare a fare lezione, delle volte che non potevo prendere il treno, ero a vostra età, avevo 17-18 anni. E invece mia madre era sempre lì che mi diceva studia. Quindi lei è stata fondamentale in questo e mi faceva da mangiare. E invece, quali sono le emozioni che prova nel suonare di fronte a un grande pubblico? E se la musica è sempre stato il suo sogno? Ma io volevo fare il calciatore. No, in realtà il mio sogno è quello di vivere senza preoccupazioni e di fare qualcosa che mi possa gratificare, cioè che mi faccia arrivare alla fine della giornata e dire hai fatto qualcosa di bello oggi. Quindi questo mi aiuta perché è una cosa immediata, no? Riesci a sentire subito se una cosa viene bene, quindi riesci subito a gratificarti subito, ci serve ovviamente molto lavoro, però sono contento di fare quello che faccio. Invece l'emozione, l'esperienza più bella della sua carriera fino ad ora e se ha avuto momenti di scoraggiamento. Tutti i giorni mi scoraggio. No, chi non si mette in dubbio non è una persona che può fare un percorso. Mi sentite? No, dico, chi non si mette in discussione tutti i giorni è una persona che ha strada breve, per cui bisogna sempre dubitare, sempre non scoraggiarsi, però sapere che si può sempre fare meglio e non perdere mai la speranza, però, di poter migliorare, insomma, di poter, cioè che il proprio lavoro paghi. Non dire ho lavorato così tanto, ora non ho i frutti sperati. Questo non bisogna dirlo mai perché tornerà, cioè nella mia esperienza, io comunque ho 25 anni, non sono molto distante dall'età vostra, però posso dire che tutte le volte che mi sono scoraggiato ho detto questo lavoro non paga, me lo sono ritrovato anche a distanza di tempo, e allora poi mi sono ricordato di quella volta in cui mi ero quasi disperato. Io invece volevo chiederle se i brani che oggi ha portato li ha scelti in quanto avessero dei punti in comune e se ci fossero comunque dei tratti che voleva mettere in risalto rispetto ad altri. E nella prima parte ho voluto presentare le ballate che sono un genere prettamente letterario, cioè chi studia appunto anche voi al liceo classico sapete che la ballata era, la cantavano i menestrelli, no? E raccontavano delle storie. Però nell'Ottocento è stata messa in musica, cioè hanno voluto fare questo esperimento di vedere se era possibile raccontare una storia attraverso la musica, cioè utilizzare le note come parole. E a me questa cosa piace tanto perché anche l'ascoltatore, pur non sapendo che storia c'è dietro, no? Non sapendo la trama, il canovaccio, può immaginarsi la sua storia a seconda delle emozioni che riesce a provare durante il brano. Quindi, e nella seconda parte invece ho suonato la sonata in si minore, che è un pezzo che io amo moltissimo, che vorrei suonare anche, spero molto in futuro, un pezzo molto complesso, ma è la trasformazione di un solo tema. E quindi è come no, tutti quanti noi nella nostra vita abbiamo bisogno di adattarci, no? Di cambiare, di essere sempre gli stessi, però di cambiare secondo di ogni situazione, ogni giorno che passa. E questa sonata è emblematica perché lo stesso tema, la stessa cellula ritmica,
è in grado di essere trasformata in molti modi e di trasmettere emozioni sempre differenti. E infine, dato che sia Chopin e Liszt fanno parte del periodo romantico, se reputa che ci siano altri autori in campo pianistico che comunque risaltano in questo periodo, in questo contesto. Nell'Ottocento? In campo romantico. Sì. In campo romantico. Beh, c'è Debussy che a me piace tantissimo e tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della morte di Debussy. E questa ballata che avete sentito porta un po' a profumi orientali, insomma, molto particolare. Lui è stato tra gli inventori delle armonie che oggi si utilizzano nel jazz. Lui, diciamo, un po' più post-romantico che romantico, però lui è un compositore che mi piace moltissimo. Però è chiaro che nel romanticismo c'è Schumann, ad esempio, c'è Brahms, nel tratto romanticismo, ce ne sono veramente tanti ed è un periodo veramente florido per il pianoforte.